Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 40, benvenuti in studio per una nuova puntata. Una puntata oggi, credo, come tutte le altre, molto interessante, anche perché ricorderemo alcune figure storiche molto importanti per la nostra nazione, per la nostra Repubblica, e lo faremo in compagnia del coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà, Matteo Sestu, che è già presente qui in studio e che invito a venire qui al mio fianco. Buongiorno Matteo, potrai parlare con questo microfono e Buongiorno. ti ringrazio di essere qui, Grazie a voi per l'invito, grazie a voi per l'invito. ospite al Mattino 40. Insomma, una puntata che oggi dedicheremo alla politica sicuramente locale, però anche a ragionare di alcune questioni e soprattutto a ricordare alcuni personaggi che hanno costruito la società nella quale viviamo e che rappresentano, soprattutto da un punto di vista ideale, ma anche da un punto di vista pratico, e che rappresentano tutt'oggi dei punti di riferimento importanti ai quali i cittadini dovrebbero far riferimento. Direi che possiamo mandare subito il primo video e poi spiegheremo appunto di che cosa si tratta. Prego, regia. Mi dicono di aspettare un attimo. Vabbè, diciamo allora di che cosa si tratta. Il primo video è in ricordo, durerà 1 minuto, in ricordo di Tina Anselmi. Tina Anselmi è scomparsa ieri e rappresentava, io penso che tutti voi, ecco, mi dicono che il video è pronto, allora lo mandiamo e poi commentiamo dopo. Prego. 39 anni intensi e appassionati, quelli vissuti da Tina Anselmi, partigiana e parlamentare democristiana, scomparsa questa notte nella sua Castelfranco Veneto. Lì Tina Anselmi era nata da famiglia cattolica e antifascista. Nel 1944 fu costretta dai nazifascisti ad assistere all'impiccagione per rappresaglia di 31 prigionieri. Decise allora di unirsi ai partigiani con il nome di battaglia di Gabriella. Nel dopoguerra, laureatasi in Università Cattolica, fu dirigente sindacale e poi parlamentare della Democrazia Cristiana. Divenne nel 1976 la prima donna ministro italiana, chiamata da Andreotti al Dicastero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Fu in seguito anche ministro della Sanità. A lei si deve la legge sulle pari opportunità e contribuì alla riforma che introdusse il Servizio Sanitario Nazionale. L'ultimo suo incarico ufficiale fu quello di presidente della commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2, apprezzata e stimata più volte e fino al 2006 è stata in lizza per la presidenza della Repubblica. Eccoci di nuovo in studio. Avete visto, lei era Tina Anselmi. Lo stavamo anticipando prima che andasse il video. Tina Anselmi è stata una madre della patria. Partigiana, ha combattuto nella brigata Cesare Battisti, ha combattuto poi in quello che era il Consiglio delle Libertà, che rappresentava tutti i partigiani d'Italia e che era riconosciuto ovviamente dagli alleati, dagli Stati Uniti, da tutti coloro che stavano appunto facendo la seconda guerra mondiale in quell'epoca, è una che dopo la guerra ha assunto dei ruoli di grande importanza nella società italiana, è stata tra le fondatrici della CISL, per diversi anni ha rappresentato la parte del sindacato che si occupava del settore tessile, è entrata in politica nella Democrazia Cristiana e a lei si devono delle leggi importantissime, come ad esempio quella sulle pari opportunità, che quindi ha rappresentato e tutelato i diritti delle donne in Italia, ma anche quella della costituzione del Servizio Sanitario Nazionale e quindi della possibilità per tutti indistintamente di poter avere la sanità gratuita, la sanità insomma a dimensione di uomo. Quindi ha contribuito fortemente a quello che è stata la costruzione e l'allargamento del welfare in Italia. Peraltro è stata anche presidente della commissione d'inchiesta sulla P2 in un periodo storico nel quale, lo ricordiamo, la P2, Propaganda 2 di Licio Gelli, era totalmente pervasiva delle istituzioni, determinava i processi politico-economici e noi sappiamo benissimo quanti gravissimi episodi in quell'epoca, in quel periodo storico, sono stati in qualche modo riconducibili a quel sistema politico-economico, ma soprattutto massonico, che governava l'Italia. Quindi una donna che, come dicevo, può essere a pieno titolo rappresentata come una madre della patria, che ieri è stata ricordata da tutti indistintamente, una di quelle donne che purtroppo lasciano veramente il segno quando scompaiono,
perché se oggi noi siamo qui a poter ragionare in termini liberi e democratici delle nostre idee, di sicuro lo dobbiamo a persone come lei, Matteo. Sì, Tina Anselmi fu importante non soltanto in quanto donna partigiana, ministro della Repubblica, persona che ha elaborato due tra le leggi più importanti che abbiamo oggi in Italia, che oggi, come dire, caratterizzano anche la nostra democrazia, la nostra Repubblica, sono un punto di riferimento avanzato per le democrazie mondiali, ma anche da un punto di vista simbolico, se ci pensiamo, no, perché lei comunque è stata la prima donna a ricoprire l'incarico di ministro, e quindi insomma è una figura che parla. Vedi, purtroppo oggi spesso si diventa ministri, si diventa presidenti del consiglio, presidenti di regione, sindaci, senza che la propria vita parli, no? Anzi, addirittura il fatto di aver fatto carriera quasi viene vista come una cosa negativa. Se pensiamo invece alla vita di persone come l'Anselmi, che hanno ricoperto un incarico nel sindacato, un incarico nelle associazioni di rappresentanza, un incarico poi nel governo, poi prima in Parlamento, poi nel governo, insomma ci rendiamo conto che probabilmente avere un cursus honorum, anche come dicevano i latini, non è una cosa del tutto negativa, anzi forse diventare parlamentare, assumere degli incarichi di governo, diventare presidente di una regione, diventare un sindaco, una sindaca, probabilmente è meglio quando proprio c'è la propria vita che parla per te, no? che racconta una testimonianza. Noi siamo abituati a dare per scontato quello che oggi possiamo come dire, utilizzare in termini di diritti acquisiti, di possibilità di poterci esprimere e di poter rappresentare attivamente quelle che sono le nostre prerogative, ma in realtà in passato, in un passato molto vicino, più di quanto crediamo, questo non accadeva. Il voto alle donne esiste in Italia, la possibilità di votare, il suffragio universale, definiamolo così, cioè si definisce così, esiste dal 1945. Nel 1928 furono sospesi i diritti alle persone, quindi la possibilità per le persone di poter esercitare il proprio voto, ma anche prima non veniva riconosciuto totalmente a tutti. Ci sono stati dei periodi a inizio del secolo scorso in cui pian piano questi diritti sono stati amplificati, sono stati, come dire, allargati prima del fascismo, ma ricordiamoci che le donne hanno iniziato a votare in maniera universale, senza distinzioni, senza caratterizzazioni locali come avveniva prima del fascismo, come ad esempio in Lombardia, dove veniva prevista una certa forma di voto per le donne, solo nel 1945. Quindi dobbiamo dare atto, dobbiamo ringraziare se persone come Tina Anselmi, persone come Tina Anselmi che hanno costruito tutto quel sistema di diritti che oggi ci permettono appunto di vivere nelle condizioni nelle quali viviamo. Sicuramente delle condizioni dal punto di vista economico e sociale in questo momento non facilissime, però stiamo attenti che in gioco spesso ci sono delle questioni molto più importanti, come quelle della democrazia, che ci riguardano indistintamente da vicino, che sono sicuramente molto, molto più importanti da preservare di quello che ci può sembrare spesso anche nel contingente. Matteo. Sì, proprio Tina Anselmi, ho letto un piccolo pezzo di un suo libro ieri, visto che molti quotidiani, anche su internet, giustamente insomma la si ricordava. La stessa Tina Anselmi, come tanti altri padri e madri della nostra Repubblica, ricordava come la democrazia non è un qualcosa che tu hai per scontato, non è un dato di fatto. Tu nasci in una democrazia e quindi insomma ti puoi disinteressare della politica, del tuo governo. La democrazia è un qualcosa che si costruisce giorno per giorno, che deve essere confermata giorno per giorno, che deve essere coltivata giorno per giorno. Lei faceva proprio questo esempio agricolo, diciamo, deve essere coltivata giorno per giorno, ha bisogno di un terreno fertile sul quale crescere,
insomma, ha bisogno della responsabilità di tutti quanti, non soltanto delle classi politiche, non soltanto di chi ha responsabilità di governo, ma ha bisogno della responsabilità dei sindacati, delle associazioni e di ogni cittadino e ogni cittadina del paese. Ed è quello che penso, e lo dico sinceramente, molte volte parliamo di normative, in questo momento particolare si discute di referendum costituzionale, che non è un tema che affronteremo oggi, ma in realtà i veri guardiani della democrazia sono i cittadini, sono i portatori di interesse nei vari settori della società, ma soprattutto tutti quei rappresentanti che dalla politica al mondo dell'informazione, al mondo dell'istruzione, al mondo delle arti, della cultura, della società in generale rappresentano, come dire, i capisaldi e sono coloro che fanno i guardiani, che rappresentano i guardiani della democrazia con il loro comportamento, con i loro ideali, con la loro visione e appunto anche con le loro azioni. Ma sì, la partecipazione è quello che rende la democrazia viva, la democrazia reale. Infatti la crisi della politica, della partecipazione che c'è in questi ultimi anni è una ferita per la democrazia, una ferita per le cose che sono state costruite da persone anche come Tina Anselmi. Ecco. Entriamo nello specifico anche del nostro territorio. Hai parlato di partecipazione. La partecipazione democratica è importante e indispensabile per far sì che la democrazia venga sempre preservata e così coltivata, come diceva Tina Anselmi e come giustamente ricordato. Ma come si può partecipare alla democrazia? La mia è una domanda, provocatoria, ovviamente, perché altrimenti non mi sarei fatto portavoce insieme a te qui dei valori che abbiamo appena espresso. Ma come si può partecipare a una democrazia in un territorio dove la disoccupazione ha dei picchi elevatissimi, dove su 128.500 abitanti 40.000 sono in sofferenza o perché disoccupati o una parte anche sotto ammortizzatore sociale in scadenza? Come si può credere nella classe dirigente politica, nelle istituzioni e in tutti questi valori se poi non si hanno materialmente gli elementi per poter mettere insieme il pranzo con la cena? Certo. Ma io penso questo, penso che non è la prima volta che il nostro territorio vive un periodo di crisi. Probabilmente però questo, non li ricordo perché non ero nato, però probabilmente questo è uno particolarmente grave perché rispetto al passato manca anche quella solidarietà, quel collante che teneva unite le persone che magari in passato avevamo, però noi abbiamo avuto la crisi delle miniere a cui il nostro territorio ha risposto, che è l'ultima probabilmente crisi un po' recente che il nostro territorio ha dovuto affrontare. Come l'abbiamo superata quella crisi? Quella crisi l'abbiamo superata non perché avevamo una classe politica particolarmente illuminata, non soltanto per quello. L'abbiamo superata perché in quel momento un territorio insieme si è unito. Cioè il territorio partecipava alle discussioni, partecipava alla lotta politica, determinava con la partecipazione, con le discussioni, con il confronto, la classe politica. Oggi purtroppo il fatto di avere le grandi divisioni, essere un po' tutti scollati. Viviamo anche in un'epoca di delegittimazione reciproca, nel senso che nessuno rispetto al passato riesce a ergersi politicamente come un punto di riferimento in grado di mettere tutti d'accordo o quantomeno di tracciare un percorso. Questi giorni io discutevo alacramente nei social network e non solo con tutti coloro che giustamente rivendicano e legittimamente rivendicano i diritti, ad esempio dei servizi inerenti alla sanità che a Carbonia abbiamo visto essere stati messi in discussione con lo spostamento del punto nascite, ma a un certo punto scrivevo e ragionavo, ok, questo trasferimento è avvenuto, le partorienti già stanno partorendo all'interno di quel contesto, non sarà il caso di tornare alla politica e intanto di andare lì a analizzare le criticità di questo reparto, ove esse siano manifeste, e poi avanzare le proposte per far sì che quantomeno la sicurezza venga garantita a tutte le partorienti, visto che ormai la nuova condizione è questa, e chi fa politica, come chi fa sindacato, deve ciclicamente, sistematicamente adattarsi alle nuove condizioni che la società gli offre e rispetto a quelle poi rimodulare la propria azione. E poi l'altro ragionamento che facevo, sicuramente quello più importante, perché non si ragiona nuovamente in maniera unitaria o quantomeno per costruire dei percorsi unitari con tutte le forze politico-sociali del territorio per far sì che il nostro territorio possa nuovamente rappresentarsi nei confronti di quei poteri esterni che
magari hanno, come dire, volontà che qui certi servizi vadano a scomparire a favore di altri. Sì, ho seguito la trasmissione con Antonio Onnis, con il dottor Onnis, proprio qui qualche giorno fa, che è stata importante perché sono stati messi sul tavolo temi importanti. Se noi ci fermiamo adesso su questa questione del punto nascite e riduciamo tutta la situazione, la situazione dei servizi al punto nascite, facciamo un errore. Noi il punto nascite non l'abbiamo perso 4 giorni fa, l'abbiamo perso quando il territorio, perché questa è la cosa che dobbiamo dire, il territorio, tranne il comune di Carbonia e l'astensione di un altro sindaco del territorio, il sindaco di Perdajus, il territorio ha scelto che quel reparto, in un piano di organizzazione sanitaria complessivo, dovesse andare a Iglesias. Lì noi abbiamo perso, Carbonia ha perso il suo punto nascite. Noi però adesso non dobbiamo fare l'errore di ricondurre tutta la questione dei servizi esclusivamente alla questione del punto nascite. Noi dobbiamo discutere del motivo per cui un anziano non riesce a soddisfare il proprio bisogno sanitario minimo a Carbonia nel giro di breve tempo e si deve rivolgere fuori. Noi abbiamo la difficoltà di avere delle liste d'attesa che sono eccessive per il nostro territorio. Non è possibile che se si chiami, si faccia una prenotazione per Cagliari, le liste d'attesa siano minori che nel nostro territorio. Allora, la maggior parte della mobilità passiva non ce l'abbiamo, se vogliamo fare un discorso complessivo sulla questione del punto nascite, ce l'abbiamo su altri settori. Io, se fossi stato in trasmissione, avrei chiesto a Onnis, visto che anche lui sta dicendo le stesse cose che dicevo io, quali sono stati i risultati da quando lui ha preso in carico la situazione sanitaria rispetto a questi temi, le liste d'attesa, il miglioramento delle funzionalità dei reparti. Perché, se noi riconduciamo la questione al punto nascite e riconduciamo la questione dei servizi a una disputa tra Carbonia e Iglesias, allora insomma qui rischiamo davvero che tutti i servizi vengano portati a Cagliari e noi invece dobbiamo intervenire sulle cose, sui bisogni che effettivamente il nostro territorio sente. Adesso, fino a oggi in Sardegna non esisteva un quadro, anzi ancora oggi non si conosce, un quadro ad esempio sulla questione dei tumori. Cioè noi non sappiamo di che cosa moriamo, noi non sappiamo di che cosa ci ammaliamo nel nostro territorio, che è un territorio che ha sue particolarità, che ha sue peculiarità, che ha vissuto un'età industrializzata legata soprattutto all'attività mineraria, che ha prodotto determinati effetti sulla nostra salute. Noi non sappiamo queste informazioni. È notizia dell'altro giorno che, insomma, grazie anche a un intervento di Sel, noi riusciamo ad avere un registro tumori nei prossimi mesi, insomma, viene avviata questa procedura. Credo che sia molto importante anche per stabilire i nessi, le cause, gli effetti, appunto, rispetto anche al consumo del territorio, al tipo di sviluppo che nel territorio c'è stato e che nel territorio c'è tuttora o ci sarà in futuro, anche per porre poi tutte quelle contromisure che sono indispensabili per diminuire i rischi per la popolazione e più in generale per l'ambiente. Quindi, visto che ha parlato poi di sviluppo e anche di quello che è stato per tanti anni e per tanti secoli, io direi, uno dei motori trainanti a livello economico di questo territorio, io direi di fare un ragionamento su quelle che sono anche le prospettive in questo momento a livello economico, occupazionale e legate allo sviluppo del Sulcis Iglesiente. Siamo in attesa che due vertenze vadano a risoluzione. Noi auspichiamo che vadano così, parlo della vertenza Alcoa e di quella Aeroalumina, e siamo certi che alla fine troveranno una soluzione positiva. La vertenza Ila, purtroppo, per questioni che abbiamo anche affrontato da poco in trasmissione, parrebbe ormai essere infilata in un vicolo cieco, ma auspichiamo sempre che la Regione possa intervenire da quel punto di vista, quantomeno per dare una prospettiva di ricollocazione a quei lavoratori, perché lo meritano dopo tanti anni di lotta. Ammesso e concesso, e io lo spero, che si risolvano queste vertenze, però il territorio
necessita anche di altri modelli di sviluppo paralleli, necessita di essere rilanciato nella sua interezza. Da poco denunciavo, se chiude la Carbosulcis, ormai pare cosa certa, perderemo 400 buste paga che non verranno sostituite e i soldi che tanto abbiamo criticato negli anni affermando che rappresentavano uno spreco pubblico non finiranno più nel nostro territorio, non arriveranno e saranno destinati ad altri lidi. Insomma, stiamo perdendo buste paga da tutte le parti. Che tipo di sviluppo si potrà assegnare a questo territorio in futuro, fermo restando il riavvio degli stabilimenti industriali che però non saranno eterni, ed è bene dirlo, dal tuo punto di vista? Sì, ma intanto la questione degli stabilimenti industriali non è una questione secondaria, ma una questione primaria. Cioè, il nostro territorio, come l'Italia, e del resto questo è dimostrato in tanti altri paesi europei, dello stesso tenore economico dell'Italia, dove le industrie ci sono, il nostro territorio e l'Italia ha bisogno di aziende che facciano produzione industriale. Poi, se si tratta di alluminio, adesso facciamo un discorso genere, se si tratta di alluminio, se si tratta di acciaio, si tratta di altre cose, però sono materiali che noi utilizziamo quotidianamente. L'Europa importa il 60% dell'alluminio di cui ha bisogno e lo importa soprattutto dai paesi asiatici, dall'India e dalla Cina, va bene? E il polo industriale di Portovesme, la filiera dell'alluminio, è un settore strategico, è giusto che il governo si assuma delle responsabilità dal punto di vista economico per fare in modo che la competizione con gli altri paesi mondiali sia alla pari. E noi a questo non possiamo rinunciare. Fin tanto che ci sarà un minimo spiraglio per poter tenere in vita quella... noi dobbiamo perseguirlo. Noi dobbiamo perseguire, anche se la strada è impervia, se la strada è difficile. E voi come SEL siete stati sempre in prima linea su questa battaglia. Probabilmente l'errore del nostro territorio è stato quello sempre di affidarci a una monocultura, va bene? Però oggi dire rinunciamo all'industria per dedicarci all'agricoltura, questo è l'errore all'opposto. Allora, noi non possiamo permetterci di rinunciare alla questione industriale e al contempo, però, non è che risolta quella, come ricordavi tu, abbiamo risolto i problemi del nostro territorio. Abbiamo tantissime zone agricole che è necessario implementare. Come rendere competitiva l'agricoltura? Io ho pensato alla vostra festa annuale, nella quale peraltro mi onoro ogni anno di poter partecipare contribuendo ai dibattiti che organizzate, ma soprattutto a un dibattito specifico nel quale avrete affrontato lo sviluppo territoriale dal basso e sono intervenuti anche i rappresentanti di quella associazione di agricoltori ed imprenditori che stanno creando una sorta di filiera corta che dalla produzione agricola può essere commercializzata tramite anche i centri commerciali che oggi sappiamo farla da padrone dal punto di vista della distribuzione dei prodotti. Ma come si può creare un modello virtuoso che poi possa anche creare occupazione? Perché mi è parso di capire che quel progetto non creerà grande occupazione in termini pratici. Ci sono due principi, probabilmente, due fattori. Uno è quello dell'organizzazione del lavoro. Noi oggi abbiamo una buona rete di agricoltura primaria, del resto ci sono paesi, comunità piccole nel Basso Sulcis che vivono grazie a quello, Sant'Adi, San Giovanni su Erzio, Masainas, insomma, e altri. Dov'è il nostro errore? Noi ci fermiamo al... non lavoriamo il prodotto, ad esempio. I prodotti confezionati... In Sardegna un po' si sta migliorando questa cosa, vedo che ad esempio sul tonno Salis ha una buona, ma anche altre... E nel Sulcis avrebbe potuto rappresentare una grande opportunità. L'industria vinicola ha un buon, buon mercato, è un'eccellenza, però noi se pensiamo alle insalate, ai pomodori, alle conserve... Tutte queste cose nel nostro territorio non vengono prodotte, ai carciofi che buttiamo, noi tante volte buttiamo carciofi che invece potrebbero essere messi sott'olio,
Ci sono dei progetti che stanno partendo su cose, vanno incentivati. C'è un'altra questione però, che è una questione culturale, che è importante, cioè il nostro territorio ha avuto anche la possibilità di accedere a finanziamenti, a fondi, per ad esempio il microcredito. Succede che spesso però non siamo in grado, come cittadini del nostro territorio, di farli fruttare questi soldi, non siamo in grado di utilizzarli. Quindi probabilmente manca anche quella cultura imprenditoriale che invece sarebbe necessaria per avere questo tipo di processi. L'altra questione è quella del consumo. Noi prima di tutto siamo consumatori, prima siamo consumatori e poi siamo produttori come società. Noi dobbiamo stare attenti a quello che consumiamo, a quello che acquistiamo nei supermercati o nei nostri mercati o nelle nostre botteghe. Se acquistiamo la carne che ci sembra bella nella vetrina del supermercato e poi la mettiamo in padella e si riduce del volume del 50% che arriva da un allevamento intensivo da chissà dove, allora noi non stiamo aiutando il nostro territorio, non stiamo aiutando la nostra economia. Dovremmo ragionare spesso su come utilizziamo i nostri purtroppo pochi soldi Quindi che abbiamo in tasca. acquistare possibilmente, preferibilmente, prodotti che arrivano dal territorio. Quindi anche il problema della classe imprenditoriale, che io credo sia molto serio, l'incapacità di creare sinergie, di unirsi, di fare cooperativismo anche. Più volte abbiamo citato qua l'esempio, abbiamo dedicato anche una parte di puntata, ad esempio la 3A di Arborea, che è un esempio fortissimo, è proprio l'emblema, se così possiamo dire, del cooperativismo, del fare impresa, del riuscire ad aggredire sia il mercato interno che quello esterno e di creare prodotti all'insegna dell'innovazione, quindi di trasformare il prodotto primario e portarlo poi sulle tavole dei cittadini. Credo che l'agricoltura sviluppata, incentivata, possa rappresentare un'opportunità se si entra anche lì nella logica che bisogna trasformare i prodotti, che bisogna industrializzare il processo per essere competitivi. Dal punto di vista della classe imprenditoriale dobbiamo fare ancora molta strada e qui il problema culturale potrebbe anche essere quello di essere stati, come dire, abituati a una cultura, a delle logiche dove il posto di lavoro all'interno sia del settore pubblico che del settore privato come quello industriale ha portato ad avere dei deficit, a non sviluppare abbastanza quella parte importante per tutte le società che si rispettano, che è quella che organizza i fattori della produzione, che è quella che riesce a creare ricchezza ed economia. Siamo arrivati alla fine della prima parte, diamo la pubblicità e torniamo subito dopo, dove poi, insomma, affronteremo anche le questioni legate alla politica, comunale. Prego, regia, a fra poco. La pericena, tutti i giorni, compresa la domenica, lo trovi al Joe Lounge Bar, Via delle Poste 6, Carbonia. Join our long bar. Joe Lounge Bar, Via delle Poste 6, Carbonia. Join our long bar. Sabato 12 novembre, sabato 12 novembre. Finalmente ritorna la nostra grande festa adulta. Ritorna a Cena più Revival Party. Grande festa, grande menù, grande musica. Sabato 12 novembre, dalle ore 21, Cena più Revival Party al Tanit. Dopo cena balleremo tutti i successi degli anni 70, 80, 90. Prenota il tuo tavolo allo 0781 67 37 93. La prevendita è di solo €25 a persona. Cena più Revival Party al Tanit. Località SIRAI, a Carbonia. Non fartelo raccontare anche stavolta. Edil Carbonia, via Satta, angolo via Umbria 1 Carbonia. Siamo da 20 anni nel settore dell'edilizia. Effettuiamo ristrutturazioni, costruzioni civili e industriali con mezzi propri. Grazie alle nostre maestranze qualificate e alle esperienze accumulate, possiamo eseguire ogni tipo di intervento edilizio, consigliando ai clienti sempre la soluzione più indicata alle loro esigenze. Saremo lieti di fornirvi un preventivo personalizzato in tempi rapidi, rimanendo sempre a disposizione per ogni domanda, chiarimento o consiglio. Affidatevi alla competenza e qualità della Edil Carbonia. Via Satta, angolo via Umbria 1 a Carbonia.
Canale 40, la TV del Sulcis Iglesiente. Se vuoi pubblicizzare la tua attività nei nostri TG, rassegna stampa o durante la quotidiana programmazione, chiamaci subito allo 0781 67 21 55. Tutti i giorni informazione con 8 edizioni del TG 40. Approfondimenti, cultura, musica, intrattenimento. Per promuovere e far crescere la tua attività, scegli Canale 40 TV. Canale 40 TV, la televisione del Sulcis Iglesiente. Eccoci, eccoci di nuovo in studio, un saluto ai telespettatori di Mattino 40. Siamo in compagnia di Matteo Sestu, coordinatore provinciale di Sinistra Ecologia e Libertà. Con lui nella prima parte abbiamo ricordato Tina Anselmi, madre della patria. Grazie all'Anselmi, scomparsa ieri, grazie all'Anselmi oggi noi possiamo, come dire, ancora ritenerci cittadini di una democrazia, di una società, non solo grazie a lei ovviamente, grazie a tutti quelli e a tutte quelle che come lei hanno costruito la Repubblica Italiana, hanno costruito la nostra società, e quindi possiamo ritenerci ancora cittadini di una democrazia dove si possono esprimere liberamente le proprie idee, dove i diritti sono quantomeno sanciti dalla legge e da delle norme che garantiscono tutti indistintamente. Abbiamo poi discusso di tematiche legate allo sviluppo territoriale, legate alla partecipazione democratica dei cittadini. Ora nella seconda parte ragioneremo un po' più nello specifico della politica locale, della politica del nostro territorio e soprattutto del nostro comune, anche per analizzare alcune situazioni che si stanno verificando e che man mano si verificheranno, se questi sono i presupposti, e che sono da ritenersi assolutamente negative. Ma prima di fare questo mandiamo un video per ricordare un concetto che dal mio punto di vista, ma sono sicuro, sono certo anche dal punto di vista di Matteo Sestu, è importantissimo e deve essere sempre tenuto a mente e dovrebbe essere una stella polare, un riferimento importante per tutti i cittadini, ovvero quello che ora sentirete nel video che chiedo di mandare alla regia. Prego regia. Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio l'indifferente. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. È fatalità. È ciò su cui non si può contare, è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti, è la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Tra l'assenteismo e l'indifferenza, poche mani, non sorvegliate da alcun controllo, tessono la tela della vita collettiva. E la massa ignora, perché non se ne preoccupa. E allora sembra sia la fatalità a travolgere tutto e tutti. Sembra che la storia non sia altro che un enorme fenomeno naturale, un'eruzione, un terremoto, del quale rimangono vittime tutti. Chi ha voluto e chi non ha voluto. Chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi indifferente. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno o pochi si domandano se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? Odio l'indifferente anche per questo, perché mi dà fastidio il loro piagnisteo da eterni innocenti. Chiedo conto a ognuno di loro del come ha svolto il compito che la vita gli ha posto e gli pone quotidianamente, di ciò che ha fatto e specialmente di ciò che non ha fatto. E sento di poter essere inesorabile, di non dover sprecare la mia pietà, di non dover spartire con loro le mie lacrime. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Davide Aru. Eccoci, eccoci, siamo rientrati, avete ascoltato e visto il video, Fiorella Manoia che insomma legge
Io odio gli indifferenti. Odio gli indifferenti di Antonio Gramsci. Odio gli indifferenti e voglio essere partigiano. Partigiano, quindi, nel difendere le idee, nel difendere i valori, nel difendere una concezione di società, se possiamo, come dire, trasportarla ai giorni nostri, basata sulla democrazia e che come tale deve rimanere. Partigiano anche per combattere in realtà le ingiustizie sociali. Non stiamo ad analizzare ora Antonio Gramsci, perché tanto ci vorrebbero delle competenze che probabilmente io dal punto di vista culturale non ho a pieno, benché abbia letto Gramsci, benché conosca il personaggio storico dal punto di vista politico, ma anche del patriota sardo, perché lui fu uno di quelli che sollevò la questione meridionale, la questione della subordinazione della Sardegna, del popolo sardo, a quelli che erano gli interessi all'epoca dei grandi proprietari, possidenti, politici, potenti del nord Italia, sia dal punto di vista politico, della nobiltà, ovviamente anche dal punto di vista della repressione fortissima e dello sfruttamento delle nostre risorse sarde e regionali. Ma il concetto che volevo introdurre era appunto questo. Ancora oggi è attualissimo il pensiero, ovvero quello della capacità, della volontà, del dovere di ognuno di noi di essere partigiani, di scendere in campo per far valere i propri diritti, ma soprattutto per far valere i diritti di tutti, i diritti della giustizia sociale. Sì, come Tina Anselmi, partigiano come Tina Anselmi. Lo dicevamo prima, la democrazia ha bisogno di essere coltivata giorno per giorno, quindi anche se non siamo in un regime di dittatura, anche se i diritti, anche se possiamo andare in modo generale all'ospedale per essere curati e se non abbiamo soldi possiamo non pagare, questo non ci deve limitare. Noi dobbiamo essere attenti giorno per giorno per fare in modo che i diritti che non sono conquistati fino in fondo, battaglie per i diritti se ne devono fare ancora oggi, i diritti però ce ne sono alcuni che stiamo perdendo, pensiamo al diritto al lavoro, che è sancito all'articolo 1 della nostra Costituzione e nel nostro territorio non è assolutamente rispettato, ad esempio. Dobbiamo coltivarla giorno per giorno, dobbiamo impegnarci, dobbiamo essere partigiani in questo senso. Matteo, ti senti partigiano nell'azione politica che hai portato avanti? Ricordo che tu, adesso iniziamo a contestualizzare anche al nostro territorio, al comune di Carbonia, nella scorsa consigliatura eri il capogruppo di Sinistra Ecologia e Libertà, comunque rappresentavi Sinistra Ecologia e Libertà in consiglio comunale. In queste elezioni, di cui tutti conosciamo l'esito, la vittoria del Movimento 5 Stelle, SEL non è riuscita a rappresentare, a esprimere nessun rappresentante all'interno del Consiglio Comunale. Tu però continui a fare politica, ti senti partigiano e rispetto a che cosa? Anche in ambito locale, cittadino? Beh, di certo l'attività politica non dipende e non deve dipendere dal fatto che uno assuma una carica istituzionale. L'attività politica si fa a prescindere. E se non la possiamo fare all'interno del Consiglio Comunale, la facciamo nelle piazze, nelle vie, quotidianamente con l'incontro con le persone, naturalmente tenendo presente che l'istituzione è il luogo dove la rappresentanza politica viene espressa al suo massimo livello e quindi è fondamentale arrivarci. E noi non smettiamo di impegnarci, l'abbiamo ripetuto anche il giorno dopo delle elezioni, anche perché abbiamo ottenuto un risultato probabilmente al di sotto delle aspettative, però ci rendiamo conto, vogliamo partecipare, a proposito di Gramsci e dell'Anselmi, vogliamo partecipare alla vita politica della città, vogliamo dire la nostra, vogliamo proporre progetti per la nostra città, come abbiamo fatto negli anni in cui eravamo in consiglio comunale. Ecco. Qual è il tuo giudizio rispetto all'azione politica che la nuova amministrazione ha portato avanti nei primi 4 mesi del suo mandato? Ma io penso che la rivoluzione non è arrivata. Forse io non so cosa i cittadini della città, le cittadine della città si aspettassero dall'amministrazione, da un governo a 5 Stelle, però la rivoluzione non è arrivata, anzi abbiamo assistito a un progressivo taglio di alcuni servizi, di alcune voci di bilancio che la vecchia amministrazione, nelle difficoltà in cui si trovano anche oggi i 5 Stelle, però aveva garantito. Nessuno nega che ci siano difficoltà. Noi abbiamo vissuto 5 anni di difficoltà quando ero in Consiglio Comunale.
abbiamo dovuto votare con i bilanci dei tagli perché in 5 anni abbiamo subito il 20% del taglio sulle risorse economiche. Il 20% del taglio significa passare da 30 milioni a 22 milioni, a 20 milioni di euro. Non è una cosa da poco. Quindi nessuno dice che non ci siano difficoltà, ma questo si sapeva anche prima delle elezioni. Quindi io adesso non so se si è cascati... Insomma. Anche perché loro dichiarano che ci sarebbe un buco di bilancio che si è trascinato dalla scorsa consigliatura, mentre d'altro canto l'ex sindaco Giuseppe Casti dichiara che questo buco non esiste, ma che semplicemente c'è una nuova metodologia di gestione e calcolo delle risorse finanziarie e che quindi questo disavanzo sarebbe solo di carattere tecnico. La realtà è però che c'è una grande diatriba sul taglio di questi servizi, a partire dal centro giovani, dove comunque gli appalti non sono stati rinnovati e quindi è stato emanato un nuovo bando, addirittura non più rivolto ad esperti del settore, ma a delle associazioni che si dovrebbero occupare di dare questo servizio. E l'altro dato, e poi ti lascio la parola, è quello che io ho denunciato l'altro giorno sul taglio delle risorse che erano state destinate, se non sbaglio su vostra proposta, nella scorsa consigliatura, al contrasto di quelle che sono conosciute come le barriere architettoniche in città e per le quali abbiamo da poco anche offerto una puntata. Abbiamo destinato una puntata proprio a questa tematica. Quindi 22.418 euro, che è una cifra assolutamente insufficiente ad affrontare il problema, ma che comunque poteva rappresentare un primo tassello. Abbiamo anche sollevato questo problema, ci sono state anche, devo dire, delle reazioni un po' scomposte da coloro che invece questo taglio non lo riconoscono, non lo vedrebbero. In realtà pare proprio, ma tu adesso mi dovrai dare conferma in questo o meno, pare che ci sia una delibera del 29 luglio che sia intervenuta proprio sul taglio anche di queste risorse. Insomma, si rischia qua di smantellare anche quei minimi presidi a livello di servizi che poi, oltre all'aspetto occupazionale, nel caso delle barriere architettoniche, rappresentavano anche, come dire, un segnale di civiltà, perché se non si abbattono le barriere architettoniche, lo dicevamo col presidente di NABA, Andrea Deiana, alcuni giorni fa or sono, qui nella trasmissione, se non si fa una scelta politica in tal senso, si rischia di non permettere a molti cittadini di garantire degli stessi diritti. Quando in una strada un cittadino diversamente abile non può circolare con la propria carrozzina, lo si sta, come dire, discriminando, emarginando da quella che è la vita della nostra comunità. Ma sì, tu ricordavi prima la questione dell'Informa Giovani, della ludoteca e della sala prove, servizi che sono stati chiusi. Questi ultimi due è uscito un bando da poco, ho visto, per l'assegnazione di quegli spazi e di quel servizio in modo praticamente gratuito. C'è un contributo del comune di pochissime migliaia di euro che non garantisce il fatto che possano essere pagate delle persone per fare quel tipo di lavoro, che invece a livello di legge è riconosciuto come un lavoro che deve essere certificato, deve essere fatto da persone competenti, da persone professionalizzate, e quindi insomma sostanzialmente c'è un abbassamento del livello del servizio. Va bene, in questo si traduce questa disposizione, oltre al fatto che ci sono persone che hanno perso il posto di lavoro. Per quel che riguarda le barriere architettoniche, i miei ex colleghi consiglieri comunali sanno quanto è stato faticoso per me ottenere, perché la battaglia l'abbiamo fatta noi in consiglio comunale, per noi ottenere quel capitolo e quei soldi, pochi che fossero, avrebbero consentito dei piccoli interventi su strade, marciapiedi, dove non si sarebbe potuto intervenire con i lavori grossi. È chiaro che ci sono normative oggi che dicono che tu le barriere architettoniche le devi abbattere quando fai nuove strutture, quindi quando si rifà via mano adesso che non ci saranno per legge le barriere architettoniche, cioè quelle che c'erano un tempo, c'era un gradino, che verranno abbattute per legge. Però abbiamo tante situazioni su cui non si riesce a intervenire con lavori grandi, no?
in cui però abbiamo uno scivolo da fare, una marciapiede da sistemare. Quei soldi sarebbero serviti per questi piccoli interventi. Questi soldi sono stati tolti. Bisognerebbe chiedere, appunto, come dico prima, la rivoluzione non è arrivata, però, scusa, adesso faccio una parentesi nazionale. Ma questo non deve sorprendere i telespettatori e le telespettatrici, cioè il Movimento 5 Stelle non si propone a livello nazionale e quindi anche a livello locale come una forza che riesce a mutare radicalmente la realtà, cioè il modello economico che propone non è diverso da quello che viene proposto, cioè non è una forza, loro si propongono come una forza propulsiva di rinnovamento, di rivoluzione, di cambiamento. In realtà bisogna tranquillizzare chi ci guarda e chi ci ascolta, non è così. Se loro in qualche misura sono figli anche di questo regime economico liberista, il capo del Movimento 5 Stelle è un'azienda, il Movimento 5 Stelle è un partito privato che è in mano a una persona che è morta e va al figlio, cioè, è dinastico. Tradotto, tu intendi che il Movimento 5 Stelle abbraccia in pieno quello che è il sistema capitalistico. Ma certo, liberistico, lo scopo del Movimento 5 Stelle è semplicemente la sostituzione di una classe dirigente con un'altra. Non c'è la rivoluzione dietro questa cosa. Però loro pongono la questione dell'onestà e oggettivamente, rimembrando quello che disse in una famosa intervista con Indro Montanelli, Berlinguer, l'allora segretario del Partito Comunista, esiste una questione di carattere morale legata anche, come dire, alla legalità in Italia. Forse da quel punto di vista il 5 Stelle però è portatore di un'istanza che non tanto sua personale, ma un'istanza popolare che tanti cittadini sentono, perché altrimenti non si spiegherebbe come mai circa il 27-28% dei cittadini, secondo i sondaggi, oggi dichiara di voler votare per loro. Questo è verissimo. Loro sono abilissimi comunicatori, mettono sul piatto alcuni temi che, attenzione, non risolvono i problemi economici del paese, però sono di impatto per le popolazioni e probabilmente sui quali i movimenti politici fino ad ora esistiti, le forze sindacali, le associazioni non si sono impegnate a sufficienza, perché oggi abbiamo un livello di corruzione in Italia, un livello che è spaventoso. Però non dobbiamo dimenticare anche che non è che c'è soltanto la politica che fa accordi con i poteri oscuri, diciamo la mafia, queste cose qui, ma è anche la mafia che va a cercare la politica per mantenere quella posizione. Guardate quello che è successo a Roma con Marino e guardate quello che sta succedendo con la Raggi. Adesso non è che loro siano esenti da infiltrazioni, perché questi poteri vanno a cercare le sponde a livello governativo, è così. Quindi per tornare anche a Bomba, chi si aspetta la rivoluzione, questo rimane sconnetto, perché non c'è la proposta di un nuovo modello economico di sviluppo, di una nuova un nuovo paradigma sì. di carattere economico e sociale. C'è la prosecuzione, semplicemente la sostituzione di una classe di una classe dirigente con un'altra. E io aggiungo anche una cosa: Berlinguer sollevava la questione morale, peraltro la sollevava anche nei confronti del suo stesso partito, in quei luoghi in cui il Partito Comunista governava, penso ad esempio alle regioni, alle province, ai comuni, più in generale ovviamente verso la classe dirigente politica che governava a livello nazionale, che in quel momento era rappresentata dal pentapartito, quindi dalla Democrazia Cristiana, dal Partito Socialista, il PRI, il PSD, il Partito Liberale Italiano. Però Berlinguer era anche uno che ha saputo assumersi fino in fondo le proprie responsabilità, soprattutto nel 1976, quando decise di partecipare esternamente alla costituzione di un governo, il famoso governo della non opposizione, con Giulio Andreotti, perché in quel momento storico particolare l'Italia aveva una condizione economica gravissima e c'era il 16% ad esempio di inflazione, una disoccupazione galoppante e dopo anni di crescita ovviamente il sistema aveva bisogno di una nuova, di un nuovo, come dire, riequilibrio della propria economia. Tant'è che la parola austerity per prima fu introdotta proprio da Berlinguer in un'accezione positiva però del termine, e cioè di fare in modo che l'Italia potesse iniziare a guardare i propri conti in maniera ordinata, potesse contenere quelli che erano gli sprechi, quelli che erano le devianze, le deviazioni che poi portarono alla nascita, alla crescita di quel debito pubblico che nel 1993 era già al 115%
del valore totale, che quindi ci ha avviato in quel percorso che noi oggi tristemente conosciamo. Ma quello che volevo dire è che Berlinguer si assumeva le proprie responsabilità, non teneva a mente solo gli interessi del proprio partito, ma in quel momento storico era un uomo di Stato, era un uomo che teneva più al futuro della società, e rispetto a quello è sceso anche a compromessi, cosa che spesso in politica vediamo dal Movimento 5 Stelle non accettare, con una sostituzione tout court totalmente dell'attuale classe dirigente politica, con una generalizzazione e una criminalizzazione e demonizzazione degli avversari politici, che non porta sicuramente a niente di buono, se non a dividere la società, dividere la classe dirigente politica, dividere i cittadini in un momento storico complesso come questo, dove invece, per tornare a bomba, ci vorrebbe l'unità di tutte le forze politiche, soprattutto quelle sane, quelle democratiche, per trovare una soluzione o trovare le soluzioni per uscire da questa crisi economica, da questo pantano e da questa crisi che in realtà è anche una crisi sociale, culturale e soprattutto di valori. Ci tenevo a ad analizzare le differenze, perché è stato difficile nel 76 per Berlinguer, dopo aver vinto le elezioni o quantomeno essere arrivato a un passo da vincere le elezioni, fare una scelta collaborativa nell'interesse dell'Italia, a differenza di quello che invece da più parti, ma anche da quella del Movimento 5 Stelle, non è stata fatta negli ultimi anni, e si continua con questa contrapposizione durissima che sta solo dividendo i cittadini e non sta portando alla risoluzione dei problemi. Sì, ma potevano entrare al governo con Bersani, non avremmo avuto il tanto vituperato Renzi, ad esempio. Questo quindi, è un elemento specifico. Quindi è così. Il compromesso purtroppo ha assunto negli ultimi anni un connotato negativo, quando invece è la base fondamentale delle democrazie e della discussione e del confronto democratico. Perché compromesso significa venirsi incontro, significa rinunciare io a qualcosa e rinunciare tu a qualcosa per un bene che sta al di sopra di noi. È chiaro che poi ogni compromesso ha un limite entro il quale uno si può muovere, però funziona così anche nei rapporti di coppia, nei rapporti di amicizia, nei rapporti nella politica. Questo è all'ennesima potenza, perché bisogna farlo con pezzi della società. Quindi questo è. Noi auspichiamo che questo modo di intendere la politica possa essere modificato, che ci sia un'inversione di tendenza, soprattutto nel territorio, nel quale tutte le forze politiche, quelle sane, quelle democratiche, si devono necessariamente unire per rappresentare gli interessi, perché dopo la dipartita della provincia è innegabile, nessuno può smentirlo, il nostro territorio ha perso la propria rappresentanza politica e da allora non riusciamo a rappresentarci ad ogni livello, e stiamo vedendo i risultati di questa situazione con lo smantellamento di gran parte dei servizi, e non mi riferisco solo a quelli sanitari ma più in generale ai presidi dello Stato che sono fondamentali. E quando i servizi vengono smantellati, il territorio diventa anche meno appetibile per quelle che sono le istanze, per quelli che sono gli interessi anche degli investitori esterni. È un territorio, purtroppo, come il nostro, lo dicono i trend, lo dicono le indagini demografiche, sarà purtroppo destinato esclusivamente allo spopolamento. Serve unità tra tutte le forze politiche, a partire da quelle tradizionali fino anche al Movimento 5 Stelle. Cerchiamo di collaborare e di lavorare nella stessa direzione, di pensare meno a quella che in Italia viene definita, e secondo me uno dei mali gravi, che non accade negli altri paesi, la campagna elettorale permanente che pervade ogni azione politica, ogni intendimento politico e purtroppo anche ogni proposta. E spesso le proposte sono fatte più per raccogliere il consenso dei cittadini che per risolvere i problemi dei cittadini. In un minuto, perché poi dobbiamo chiudere con una bella sorpresa dal nostro punto di vista, quali sono le prospettive del centrosinistra ora a Carbonia? Riuscirete a organizzare il centrosinistra in un'ottica delle prossime consultazioni elettorali, ma anche delle sfide politiche? Perché mi sembra di capire che nel Partito Democratico, ad esempio, siano un po' in difficoltà in attesa dell'esito del referendum. Voi siete altrettanto in difficoltà, perché SEL si scioglie a livello nazionale, ma in Sardegna non mi sembra che vogliate perseguire la strada di Sinistra Italiana. Siete un po', come dire, divisi tra quelli che vogliono governare e mantenere l'alleanza col centro-sinistra, quindi col PD, e chi invece vuole rompere e magari rappresentare e costruire, questo lo dico io, un partito un po' settario, al di fuori dalle logiche che poi
portano a rappresentare e a risolvere i problemi dei cittadini. Ma sì, in un minuto è molto difficile. Tu hai messo sul tavolo la discussione politica degli ultimi mesi. Sì, allora, è chiaro che noi lavoriamo per fare in modo che esista un pensiero, diciamo così, un pensiero diffuso ampio, che abbia una matrice sociale, di sinistra, legata a determinati valori, mettiamola così, in un quadro però nazionale che purtroppo scompiglia un po' il quadro, perché abbiamo il referendum, abbiamo il PD diviso, abbiamo Sel divisa, quindi in realtà esiste un problema a livello nazionale di dispersione di queste forze, naturalmente che però di questo ovviamente noi avrà delle ripercussioni anche sul territorio, questo naturalmente è chiaro. L'auspicio che io faccio è che noi si riesca a Carbonia, come a Sant'Adi, come Iglesias, come in Sardegna, come in Italia, a riuscire a trovare, a identificare una forza che può essere di coalizione, che può essere di partito, che può essere, che si proponga per il governo delle città, dei paesi, della regione, che agisca, come dici tu, sui problemi veri delle persone, sul reale, che possa emanare leggi, quindi che possa impegnarsi nel governo, appunto di questa matrice, di questo stampo. Bene, ringrazio Matteo Sestu della sua partecipazione. Grazie a te, grazie 40. A voi. Torneremo ovviamente a discutere di questi argomenti e nello specifico anche del futuro del centro-sinistra. Hai ragione, serve molto tempo, infatti dedicheremo una puntata specifica a questo argomento, magari chiamando te e anche un rappresentante del Partito Democratico, anche per confrontarvi tra di voi e confrontarvi con dopo il referendum. Probabilmente è meglio aspettare il referendum, perché insomma potrebbero avvenire degli stravolgimenti storici dopo questo voto. Vi ricordo che la trasmissione andrà in replica dopo il telegiornale delle 15 e prima di quello delle 20 e la sera dopo mezzanotte, e potrete trovare anche la registrazione nella pagina fan di Mattino 40 all'indirizzo facebook.com/mattino40 e ovviamente poi su YouTube e su tutti gli altri social. Vi ringrazio di averci ascoltato, di averci seguito anche oggi. L'appuntamento ovviamente va domani mattina sempre alle ore 9:30. Ora vi lascio con una bella poesia di Alda Merini, perché ieri ricorreva il 7° anno della sua scomparsa. Alda Merini può essere annoverata di sicuro tra le migliori poetesse e scrittrici italiane, una che tutti voi conoscete, e mi sembrava giusto in questa puntata dove abbiamo ricordato Tina Anselmi anche ricordare un'altra eccellenza della società italiana, un'altra persona che è stata un'eccellenza della società italiana e che molti di voi sicuramente hanno amato e tutt'oggi amano. Quelle come me di Alda Merini. Appuntamento a domani, ciao. Quelle come me regalano sogni, anche a costo di rimanerne prive. Quelle come me donano l'anima, perché un'anima sola è come una goccia d'acqua nel deserto. Quelle come me tendono la mano ed aiutano a rialzarsi, pur correndo il rischio di cadere a loro volta. Quelle come me guardano avanti, anche se il cuore rimane sempre qualche passo indietro. Quelle come me cercano un senso all'esistere e quando lo trovano tentano di insegnarlo a chi sta solo sopravvivendo. Quelle come me amano e amano per sempre. E quando smettono d'amare è solo perché piccoli frammenti di essere giacciono inermi nelle mani della vita. Quelle come me inseguono un sogno, quello di essere amate per ciò che sono e non per ciò che si vorrebbe fossero. Quelle come me girano il mondo alla ricerca di quei valori che oramai sono caduti nel dimenticatoio dell'anima. Quelle come me vorrebbero cambiare, ma il farlo comporta
porterebbe a nascere di nuovo. Quelle come me urlano in silenzio, perché la loro voce non si confonda con le lacrime. Quelle come me sono quelle in cui tu riesci sempre a spezzare il cuore, perché sai che ti lasceranno andare senza chiederti nulla. Quelle come me amano troppo, pur sapendo che in cambio non riceveranno altro che briciole. Quelle come me si cibano di poco e su di esso purtroppo fondano la loro esistenza. Quelle come me passano inosservate, ma sono le uniche che ti ameranno davvero. Quelle come me sono le uniche che nell'autunno della tua vita rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai mai voluto.